Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Quello è uno dei simboli. Che cosa significa? Deve essere lì per un motivo. Puoi darci un'occhiata da vicino? Ehi, prova a usare l'occhio dell'aquila. Un attimo, non è possibile. Non può... Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh, non riesco. È compatibile solo con l'Animus. Ma trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano Soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto. Ma li ho in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovalo. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma che... come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus.
Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Ma che gli prende? Perché non cammina come tutti quanti?
Sarà permesso? Ma in fondo che mi importa?
Vai, vai! Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Va bene, Ezio. Ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme.
Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente? Va bene. Nessuno lo sa. Ma qualcosa lo preoccupa. Sennò come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Ci ha già trasformato in balie. E perché? A furia di sbraitare, senza dubbio. Di dar noia alle persone sbagliate. E così adesso siamo noi. Sono vostri. Divertitevi. Attento. Puoi fare la fine del povero Bernardo. Forse sono un po' disorganizzato, ma conosco bene il mio mestiere. Mandatemi i vostri amici.